Aegis Nano di casa Geek Vape. Andiamo subito a scoprirlo. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un mio nuovo video, io sono il recensore dello svapo e oggi vi presento l'ultimo prodotto di casa Geek Vape, ovvero la Aegis Nano, prodotto dalle dimensioni ridottissime ma con un buon coefficiente tra resa aromatica, vapore e batteria. Ma non perdiamoci in chiacchiere, passiamo subito a visionarla più da vicino per poi passare alla prova di svapo e alle considerazioni finali. Ok, partiamo subito dal pacchetto uguale a tutti i prodotti Aegis di casa Geek Vape. Sul fronte abbiamo lo schema della box che troveremo dentro, Aegis Nano, 2 ml di capienza per il liquido, 30 W di potenza massima. Sul fianco logo Geek Vape, sull'altro fianco abbiamo gli indirizzi Facebook ed Instagram, e la colorazione è un blu. Nel retro del pacchetto possiamo vedere lo scratch and check per l'originalità del prodotto, i vari marchi CE, smaltimento e avvertenze varie, e ciò che è contenuto dentro il pacchetto stesso, ovvero il kit con la resistenza già preinstallata da 06 ohm che andrà a lavorare tra i 20 e i 25 watt, la pod da 2 ml con la resistenza da 1.2 ohm che andrà a lavorare tra gli 11 e i 14 watt, un laccetto per portarla sempre al collo, parti di ricambio e il cavo di tipo C. Qui abbiamo subito le istruzioni su come fare funzionare correttamente il dispositivo e questa è la Geek Vape Aegis Nano. Come si può ben notare, la Aegis Nano si presenta con il classico design e la solita robustezza di tutti i prodotti Aegis di casa Geek Vape. La batteria è un'integrata da 800 mAh e, come abbiamo detto prima, la sua potenza massima di erogazione è di 30 W. La capienza del liquido delle pod invece è di 2 ml. Ovviamente, come le altre Aegis, questo prodotto è un IP67, ovvero resistente a fonti di calore, fonti di polvere, impermeabile ad acqua ed è molto molto resistente agli urti e alle cadute. Ovviamente, come abbiamo detto prima, troviamo il laccetto da tracollo, il prolunghino da attaccare al laccetto, o-ring di ricambio, cavetto USB di tipo C, manuale di istruzioni, carta di garanzia e per finire una pod da 1.2 ohm, sempre da 2 ml di capienza, al quale bisognerà fare attenzione a stare tra gli 11 e i 14 watt. Ovviamente per togliere la pod bisognerà semplicemente andarla a tirare dall'alto e qui troveremo la pod, in questo caso questa pod di qui è quella da 0,6 ohm dove il wattaggio sarà compreso tra i 20 e i 25 watt, ma io adesso andrò ad utilizzare quella da 1,2 ohm. A differenza degli altri prodotti Aegis, per la ricarica, quindi per fare il refill, non sarà necessario tirare fuori l'atomizzatore, ma bensì fare pressione sul cappuccio e la pod stessa andrà a dividersi in due parti. Una dove abbiamo il cappuccio o drip tip, sottostante questo cappuccio troveremo una membrana di silicone che andrà sollevata e da lì potremo fare il refill. Per cui andiamo subito a fare il refill del liquido. Andiamo a rimettere al proprio posto il cappuccio della pod. Nel retro ovviamente abbiamo la regolazione dell'aria, invece in basso troviamo una piccola membrana di silicone dove, tirandola via, troveremo l'aggancio per il cavetto USB di tipo C. Il tastino per l'accensione si trova sul fianco, quindi 1, 2, 3, 4, 5 click, logo Geek Vape e abbiamo acceso la box. In alto troviamo le tacche della batteria, il wattaggio, gli ohm della resistenza, i volt quando andremo a dare erogazione e il contapuff. Questo prodotto ha un sistema di protezione poiché se la pod non può oltrepassare i 14 watt, qualora noi andassimo a cambiare il wattaggio, la box stessa superando i 14 watt ritornerà indietro, quindi andrà a riportare il wattaggio al valore iniziale. Tutto ciò per prevenire di poter bruciare la coil. Facciamo subito una prova, 1, 2, 3 click, andiamo a switchare. Dopo 14 watt ci riporterà a 5 watt, poiché ci fa da protezione per non andare a bruciare la resistenza. Per cui questa qui è la Aegis Nano. Adesso passiamo alla prova di svapo e poi alle considerazioni finali. Di vapore ne fa davvero tanto e si vede. A livello aromatico invece non mi ha fatto proprio impazzire, poiché a livelli aromatici sui mercati del momento vi sono altre pod mod con le stesse qualità. Il fattore refill
semplicissimo, penso sia una trovata geniale, poiché potrebbe agevolare chi magari è entrato adesso a far parte del mondo del vaping. Ho avuto anche modo di testare il tempo di ricarica della batteria e io l'ho caricata in circa 30 minuti. Per cui per me è un prodotto davvero davvero valido, agevolato dalle dimensioni ridotte, da una capacità di batteria di 800 mAh, da una produzione di vapore massiccia e da un aroma discreto. Sono nettamente convinto che questo prodotto supera di gran lunga la maggior parte dei prodotti messi in mercato fino ad oggi. Se siete curiosi e volete acquistarla, vi lascio qui sotto in descrizione il link dove poterla acquistare al miglior prezzo. Se invece già l'avete provata, scrivete qui sotto nei commenti cosa ne pensate e come vi trovate. Se il video vi è piaciuto, vi prego di lasciare un like, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per le notifiche, in maniera da rimanere sempre aggiornati sui prossimi video e sulle prossime recensioni. Per cui dal recensore dello svapo è tutto, da Aegis Nano di casa Geek Vape è tutto, noi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti ragazzi!